lo dicevo io. Voi non ci volevate credere. Ci mandano a lavorare. Prima eravamo in 10 e pensavamo tutti 10 per 1. Ma adesso siamo in 20. Gliene frega assai di noi al signor generale. Ma ancora non l'avete capito. Lui è un eroe. È per colpa sua che siamo qui. E di quelli che, come voi, ha la mania di fare l'eroe. Potevate starvene tranquilli. Ma no! Loro no! Come se dipendesse da loro. Ma che vi credevate di fare buttando 4 bombe e ammassando 8 tedeschi? Credevate di vincere la guerra? Ma io non c'entro. Io non ho fatto niente. Per un generale, fare l'eroe è il suo mestiere. Lo pagavano per questo. Ah sì, l'ho pagata anch'io. Eh già, perché sono di quelli che pagano le tasse. Scusi, ma non mi pare il caso di prendersela tanto. Ci manderanno a lavorare per qualche giorno, poi... No, io non ho fatto niente! Niente! Aprite! Voglio uscire! La smetta, si vergogni. Perché mi dovrei vergognare? Per non voler crepare? Io non ho fatto niente! Neanche noi abbiamo fatto niente. Ma voi siete degli ebrei. Già, noi siamo ebrei. Si calmi, signor Scalise. Vede, lei si agita, lei grida, io non ho fatto niente. È vero, ragioniere, glielo giuro, io non ho fatto niente. Le credo, ma è proprio questo il suo torto, di non aver fatto niente. Mi scusi, perché non ha fatto niente? Da 5 anni il mondo è in guerra. Milioni di uomini sono morti. Centinaia di città sono state rase al suolo. E lei non ha fatto niente. Bisognava fare qualcosa. Bisognava stare da una parte o dall'altra. Con gli uni o con gli altri. Ma lei non poteva pensare di starsene in mezzo al macello e non fare niente. O meglio, fare gli affari suoi. Perché lei mi ha detto che ha fatto degli affari. E anche dei buoni affari. Mentre gli altri si scannavano. Troppo comodo. E adesso capisco perché le dispiace ricorrere il rischio di andare a finire contro un muro senza aver fatto niente. Perché? Lei che cosa ha fatto? Poco, ma spero di aver fatto il mio dovere, perché questo solo conta, fare il proprio dovere, qualunque cosa accada. Se tutti l'avessero fatto, forse non ci troveremmo qui dentro. Fratelli ebrei, per noi, certo, non c'è niente da fare. Rivolgiamoci a Dio. Anima, anima. Anima, anima. Be'emunah shlemah. Shehaborei yitbarach shmo. Hu yachid ve'ein yachidut kamohu. Vehu levado Adonai Eloheinu. Haya, hove ve'yeh. ראה שנשמותינו מופקדות בידיך והמאכלת נתונה על צווארנו. אל נקמות אל תשכח. Poteva immaginare che ci saremmo incontrati qui dentro. Ho atteso con tanta ansia l'arrivo dell'accordatore. Io non sono proprio un impiegato di banca, ma ho poco di più. Non ho mai fatto nemmeno il soldato e mi sono trovato a dover comandare a migliaia di uomini. Quello che mi ha dato la forza di sopportare il peso di una simile responsabilità è stato di aver creduto di combattere per un mondo migliore. Lo vedremo. Lo vedranno gli altri. Io credo di sì. Scusi, signor generale, io vorrei mandare un saluto a mia moglie, ma qui non so come fare, non c'è né carta né lapis.
Io vorrei chiedere perdono a mia moglie di avere abbandonato la casa, di averla lasciata sola, lei e i bambini. Vorrei dirle di perdonarmi per questo dolore che le ho dato. Vorrei dirle di farsi coraggio. Vorrei dirle che io le ho sempre voluto bene a lei e i bambini, anche se non sapevo dimostrarglielo. Ah, vorrei dirle anche di andare all'officina a ritirare i soldi che avanzo e che la bicicletta l'ho data in consegna al fratello della Giulia e che se la faccia restituire, che la può vendere bene. E poi le vorrei dire che quando i tempi saranno migliori vada dai miei al paese e porti i bambini, che i nonni ancora non li hanno mica visti. Piperno Samuele. Fontani Mario. Albertini Luciano. Sinigaglia Leone. Pasquale Antonio. Juan Davide. Marconi Paolo. Lefi Abele. Funaro Davide. Di Castro Giuseppe. Giovanni Bracioforte della Rovere. Gehen Sie weiter.